in sostanza poi è andato avanti, ha rincarato la dose. Allora, Luca Lappo, per quanto riguarda le armi, lei da che parte sta? Allora, intanto io sono d'accordo con quello che ho detto prima, che c'è il principio della libertà e di aiutare si può aiutare. Però io parto anche dal presupposto, parlo da cittadino, perché tante volte bisogna mettersi anche nelle vicende del cittadino, no? E dico, ma perché lo Stato italiano ha potere economico per aiutare una nazione come l'Ucraina, però quando noi italiani abbiamo bisogno non c'è mai nulla? Allora io dico, allo stesso modo, come aiutiamo gli altri, lo Stato italiano deve garantire anche noi cittadini di essere aiutati nel caso in cui, come stiamo affrontando adesso, che siamo in difficoltà. Poi dobbiamo pensare anche che noi, senza accorgerci, aiutiamo l'Ucraina da una parte con le armi e poi allo stesso tempo aiutiamo anche la Russia, perché con l'aumento del prezzo del gas e via dicendo paghiamo anche la guerra a loro. Bisogna capire invece, come ho sostenuto parecchie volte, il ruolo fondamentale che ha l'America in questo conflitto. Io parto dal presupposto che tutta l'Europa deve unirsi, parlare anche con Biden per fare in modo che questa guerra venga, cioè che venga chiuso il conflitto, e accordarsi con la Russia e con l'Ucraina. Giustamente anche Putin, dal mio punto di vista, è logico che lui non vuole avere tutte le basi NATO all'interno del proprio territorio, perché chi è che vuole avere tutto il controllo nel proprio territorio? Anche noi italiani presumo non sia bello avere le basi, dico ipoteticamente, russe all'interno del nostro territorio. Lui pretende le sue esigenze, come ogni popolo ha diritto alle proprie. Si tratta solamente di mettersi a tavolino, studiare una cosa che vale bene per tutti, perché se andiamo avanti così, a settembre-ottobre, l'Italia sarà il primo paese che ne risentirà, però automaticamente anche l'Europa avrà grossi problemi. Allora, secondo me, bisogna valutare anche chi ci guadagna alla fine di tutto ciò. E quello è il problema fondamentale che dico io. E poi vedremo il da farsi, insomma. Allora, intanto ieri